rimanga sempre. E che il Signore ci assista e governi e tenga salda la nostra patria. Noi oggi scegliamo di festeggiare il giorno della Repubblica davanti al monumento dei caduti, onorando i colori della patria. Forse non tutti sanno perché sono stati scelti quei tre colori come colori della patria. Ebbene, quelli sono i colori della libertà. Quando alla vigilia della presa della Bastiglia, Robespierre si rivolge ai signori, due colori da scegliere, il blu e il verde, e il popolo scelse il verde. Anni dopo questa bandiera è stata scelta come colore per l'Italia per rappresentare la libertà di un popolo di essere uomo. È una cosa molto importante, uomini hanno combattuto e sono morti, hanno versato il loro sangue per questi colori qua, mai per una famiglia, mai per i Savoia, anche se erano obbligati a nominare il loro nome. Loro morivano per la bandiera. Nel momento del loro ultimo trapasso volevano la bandiera sopra i loro corpi, volevano i colori della libertà. Oggi la libertà, che è un nostro diritto, il nostro diritto di uomini, è sottovalutata. Noi tutti la prendiamo sotto gamba, noi tutti possiamo pensare quello che vogliamo, ma tutti ricordiamo. E per avere questo diritto, il diritto di essere uomini e il diritto di essere liberi, ci sono molti uomini e molti italiani che sono morti per questo. Vorrei finire questo mio discorso con delle parole che non sono mie. Sono le parole di un uomo comune, perché la storia della libertà e la storia dell'Italia è la storia di uomini comuni, uomini come noi, che scelgono ogni giorno di mettere loro stessi al servizio della libertà. Questo signore si chiamava Angelo D'Accoglio, partì per la Russia, non è mai tornato indietro. Scrisse al fratello: carissimo fratello, oggi vengo a te dandoti noto della mia salute, che spero sarà di te e famiglia. Sono a dirti che sabato, dopo l'arancio, mi è arrivato il pacco e anche le 30 lire che mi hai mandato. Sono rimasto molto contento. Per me è come se fosse avverato un non so che. La sera stessa sono andato fuori in un'osteria e ho fatto una mangiata proprio di gusto, che mi sono saziato. Era dopo che ero partito da casa che non mi sentivo così gonfio come quella sera. Mi dici che sono malato che non scrivo? No, caro fratello, sto bene, ma ho voluto aspettare il pacco e quei soldi che mi hai mandato prima di scrivere. Qui il freddo non c'è. Non assomiglia, ne assomiglia il mese di maggio dalle nostre parti. Dunque, per il freddo, per me, non sta a aver fastidio. Tu mi dici delle fotografie, appena saranno pronte, te le spedisco. Ti dirò che oggi mi hai fatto la punta, mi hanno fatto la punta, è la seconda. Ma io non ho patito niente come prima e neanche come per il nostro diritto di essere uomini e per il nostro diritto di essere uomini.